Bentornati nel nostro canale amici di ConsolTribe. Oggi presentiamo il Moto Z2 Play, un device che fa molto parlare di sé, sia per le caratteristiche interne, tipo la durata della batteria, la buona fotocamera e il costo non elevato, sia per la sua trasformazione in tutt'altro grazie a questi device qui che sono delle mods. Vediamo insieme come funzionano. Nella sua confezione troviamo lo smartphone, un cavo USB di tipo C per la ricarica ed il relativo alimentatore supercharge, oltre ad un paio di cuffie in-ear di buona fattura. La scocca del device è totalmente in alluminio e ci mostra nella parte frontale un display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD ed una fotocamera da 5 megapixel col flash dedicato, mentre in basso troviamo il precisissimo sensore per le impronte digitali. Nella parte superiore troviamo il carrellino a scomparsa che, grazie alla sua forma particolare, riesce ad ospitare due SIM ed una scheda SD. La parte sinistra è pulita, mentre nella parte destra troviamo il tastino di accensione e il bilanciere del volume. Ma è la parte posteriore che ospita la vera caratteristica del device, ovvero i contatti magnetici che ci permettono di collegare le mods che trasformano di volta in volta il nostro Moto Z2 Play in qualcos'altro. Inoltre, troviamo la fotocamera con doppio flash LED da 16 megapixel. Il device è mosso da un processore Snapdragon 626 con GPU Adreno 505. La memoria interna è di 64 GB espandibili, mentre la RAM è di 4 GB. La connettività è completa grazie al supporto all'LTE fino a 300 Mbps, mentre il Wi-Fi è ABGN Dual Band. Sono presenti inoltre l'NFC e la radio FM, assenti i LED di notifica. Partiamo dalla parte telefonica. Grazie alla sua connettività, il device offre una copertura piena, la ricezione è perfetta anche nei punti morti che di solito affliggono la nostra rete durante i lunghi spostamenti in treno e la ricerca delle celle è perfetta. Il viva voce è potente e chiaro e non avremo difficoltà a sentire il nostro interlocutore anche nelle situazioni più concitate e anche appoggiando il device su una superficie fonoassorbente non avremo problemi di ascolto in quanto l'altoparlante è posizionato nella capsula auricolare. Benvenuto in Fastweb. Siamo lieti di accoglierla nel servizio clienti e aziende. Se desidera. Non sentiremo l'assenza del LED di notifica grazie al Moto Display, ovvero quella funzionalità che succederà al display ogni volta che riceveremo una nuova notifica, permettendoci di leggere e rispondere senza dover sbloccare il device. Tra l'altro, lo sblocco del display è molto veloce grazie all'ottimo lettore di impronte digitali che inoltre ci permette di gestire lo smartphone senza dover fare ricorso ai pulsanti a display, in quanto tramite delle gesture potremo aprire il multitasking, tornare indietro o aprire il menu di sistema. Il display è visibile sotto ogni condizione di luce ed il sensore della luminosità automatica è abbastanza reattivo e si adatta velocemente ad ogni situazione. È inoltre possibile impostare un'ora in cui il device passa in automatico in modalità protezione della vista, che rende i colori più caldi ed elimina quella luce blu che ci impedisce di dormire correttamente. Dal punto di vista delle foto, gli scatti della fotocamera posteriore sono più che buoni in ottime condizioni di luce, mentre mostrano qualche rumore di troppo in quelle al buio, ma niente che infici un utilizzo social delle stesse. La messa a fuoco laser è velocissima ed è molto precisa. L'HDR si attiverà automaticamente in caso di bisogno, il che rende le foto sempre particolari e buone, sfiorando il livello che solo alcuni top di gamma raggiungono. Per quanto riguarda i video, vengono girati in 4K, ma purtroppo è assente la stabilizzazione ottica. La riproduzione multimediale è eccelsa grazie all'ottimo display Full HD, che ci permette di vedere i nostri video e le nostre foto senza sforzi, con una buona resa di colori e senza aberrazioni cromatiche. Ma partiamo dalle mods, che forse sono la vera chicca di questi cellulari, in quanto ci permettono di trasformarli praticamente in qualsiasi cosa. Io direi di cominciare dalla casa della JBL, in quanto è quella che forse costa di meno, insieme al gamepad che vedremo dopo, e che ci offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, in quanto per soli 99 € trasformerà il nostro cellulare, in un vero e proprio, sistema di ascolto audio, diciamo, un vero stereo, va. Come funziona? Colleghiamo il nostro cellulare in questa maniera, magneticamente quindi, e nient'altro. Poi comincerà a funzionare. Vediamo che oltre ai due altoparlanti stereo ha un piccolo piedistallo qui, uno kickstand, che ci permetterà di tenere il cellulare appoggiato su ogni superficie affinché il suono si senta bene. Inoltre è rimasto il buco per la fotocamera in caso vogliamo fare delle foto. Infatti il cellulare continuerà a funzionare normalmente. Anche con la cassa collegata, perdonatemi.
Per quanto riguarda invece il viva voce, purtroppo non funziona come viva voce in quanto non è dotato di microfono, però se riusciamo a scollegarlo velocemente vi posso dimostrare che c'ha un suo ingresso per la ricarica, quindi ci permetterà tranquillamente di caricarla e non andrà a scaricare il nostro cellulare. Facciamo una breve comparazione tra la cassa altoparlante del cellulare e questo Bluetooth. La seconda mod della quale vogliamo parlare è questa fotocamera a 360 gradi che funziona davvero bene ed ha un costo simile a quello delle fotocamere a 360 gradi che si trovano sui vari siti Amazon eccetera, intorno ai 150 euro. Funziona molto bene, l'interfaccia è semplice, praticamente ci basterà collegarla al nostro cellulare sempre magneticamente come abbiamo fatto con le altre mods, ecco qui, e poi sarà già funzionante. Adesso facciamo la gesto per attivare la fotocamera. Sì, ok, sta caricando, vedete? Ed è già pronta. Ci mostra tutto quello che c'è intorno a noi. Per quanto riguarda invece il costo, come detto, 150 euro, l'unico problema è che non ha una batteria interna, quindi andrà a scaricare quella del nostro device, anche se comunque non tanto, perché l'ho utilizzata parecchio in viaggio e la prodigiosa durata della batteria del Moto Z2 Play è rimasta comunque intatta. Adesso andiamo a vedere qualche scatto fatto con questa fotocamera e poi passiamo all'ultima mod disponibile. L'ultima mod che abbiamo provato è questo gamepad che serve proprio a trasformare il nostro smartphone, adesso vediamo insieme come va, eccolo qua, in una vera e propria console portatile. Infatti ci permetterà di giocarci tranquillamente essendo dotata di levette analogiche e di tastini sopra, due tastini, non so se riusciamo a farli vedere, ok, e anche tastini. L'unico vero problema che ho riscontrato con questa mod è la scomodità dei tastini laterali, questi qui, perché sono forse un pochino corti, quindi chi ha le mani grandi come le mie potrebbe avere dei problemi diciamo a trovarli facilmente, però è molto figo perché dietro diciamo il retroilluminato, quando lo colleghiamo al cellulare questo si illumina e si illumineranno anche i tasti dalla parte superiore. Concludendo amici, questo cellulare mi ha convinto sì e no, sì perché comunque è un ottimo device che si trova ad un buon prezzo, intorno ai 300 euro su Amazon, e che funziona bene, non mi ha mai abbandonato, l'ho portato in un viaggio e ha funzionato praticamente sempre, la batteria mi ha coperto tutte le giornate senza perdersi mai. Inoltre grazie alle mods ho potuto praticamente fare tutto quello che volevo, giocare in treno, ascoltare musica quando mi serviva e fare le foto a 360 gradi nelle varie zone che sono andato a visitare. Però c'è un però: per avere tutte queste funzionalità in più bisognerebbe spendere intorno ai 500 euro, quindi il cellulare ci verrebbe a costare sugli 800 euro se aggiungiamo però altre mods, ovviamente, perché queste qui che ho io a disposizione non costano tanto, però ci possiamo avere anche una stampante Polaroid che costa altri 150 euro, addirittura una macchina fotografica della Hasselblad che costa circa 250 euro, un videoproiettore da 300. Insomma, ci si può giocare,
però si andrà a spendere di più di un telefonino di top di gamma, diciamo. Il problema vero e proprio è che il supporto che Motorola ha promesso per queste mods è di soli 3 anni. Questo Moto Z2 Play è già la seconda generazione di questi device, quindi ce ne aspetteremo una terza durante l'anno 2018, ma poi non si sa se Motorola continuerà a supportarli oppure li abbandonerà. Quindi chi ha fatto un investimento di questi device rischia di trovarsi degli apparati belli ma come soprammobili, perché poi i nuovi cellulari non li supporteranno. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa situazione nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su vari social, andate sul nostro sito per vedere la recensione completa e noi ci vediamo al prossimo video.